Dalla destra al governo, lo si vede dalla legge di bilancio, viene un'idea di sanità diversa dalla nostra. Non mi pare che per loro quella pubblica sia centrale. Così Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria PD, accolto a Pescara da una sala consigliare comunale stracolma. La destra, lo si vede in questa manovra di bilancio, ha un'idea per cui che la sanità pubblica sia centrale non è proprio la priorità. Non stanno aumentando il Fondo Sanitario Nazionale se non per le risorse che erano già previste in aumento, ma con un'inflazione al 12% rischiamo di mangiarcele. Non vedo risorse distribuite equamente, questo fu però un errore anche del governo Draghi alle regioni per le spese reali che hanno sull'energia. Mi spiego. La Regione Emilia-Romagna ha un quarto da sola delle case della salute o di comunità, chiamatele come volete, che è la sanità del futuro insieme all'assistenza domiciliare, no? Una sanità sempre più vicino addirittura a casa dei cittadini, e ci danno gli stessi soldi per quota pro capite che danno a quelli che non ne hanno. Ma se io non ho speso niente e mi danno 2 è più 2, se ho speso 6 e mi danno 2 è meno 4, non serve la calcolatrice per fare i conti. Medici e infermieri sono stati dimenticati ed ora si annuncia un buco nel servizio sanitario. È ora di togliere il numero chiuso a medicina. E soprattutto non vedo impegno sul tema oggi veramente carente, credo in Abruzzo come in Emilia-Romagna, quello dei professionisti, dei medici, degli infermieri. C'è bisogno di una riforma complessiva. Io toglierei ad esempio il numero chiuso a medicina. La selezione la si faccia pure, ma la si faccia al primo, al secondo anno, garantendo la qualità di quello che si studia o ci si specializza. Dopodiché, ripeto, è proprio l'impostazione diversa che la destra ha dalla sinistra sul tema della sanità. Per noi deve essere universalistica e prima di tutto pubblico. La destra preferisce favorire il privato. Un candidato alla segreteria non può non chiarire il suo approccio alla struttura interna del PD. Basta correnti, è una classe dirigente in cui gli amministratori locali abbiano più voce in capitolo. Con la sconfitta bisogna, come ogni tanto accade, di cambiare il gruppo dirigente, cercarlo prevalentemente nei territori ridando valore a chi è stato tenuto troppo in panchina. Tanti amministratori e amministratrici locali che hanno saputo vincere mentre si perdeva o non si vinceva a livello nazionale. E ci sono i lavoratori e quelli che non riescono a trovare lavoro. E oggi dobbiamo saper rappresentare coloro che lavorano, fanno impresa. Io ad esempio penso che abbiamo lasciato alla destra la rappresentanza di milioni di partite IVA, lavoratrici e lavoratori autonomi, professionisti, e anche loro meritano di essere invece ascoltati, riconosciuti. E più che altro dobbiamo saper produrre, favorire la produzione di ricchezza in maniera sostenibile, e però il compito di una sinistra è quello in particolare di saper redistribuire soprattutto verso chi ha poco, chi non ha niente o chi ha meno.